In un'altra trasmissione dove abbiamo parlato di questo tema ho difeso la chiarezza anche di Corbucci, perché siamo tutti contrari allo ZTL in quel modo lì, abbiamo chiarito che è una delibera che nasce dall'amministrazione regionale alcuni anni fa, che doveva prevedere un cambiamento del trasporto pubblico che non c'è stato. Chiaro. Oggi ne prendiamo atto di questo cambiamento, e però raccontiamolo ai cittadini. Adesso io lo dico, Gualtieri ha fatto una proposta concordata alla Regione Lazio insieme a Rocca che di fatto dovrebbe cambiare alcune cose. Il pallino è in mano alla Regione, oggi si prende la responsabilità la Regione di dire cosa fare. Stiamo tutti aspettando di capire quale sarà questo grande cambiamento e se gli vanno bene le modifiche che sono state proposte. Per cui la risposta oggi dai cittadini la devono avere dalla Regione Lazio. Dico un'altra cosa, non solo dalla Regione Lazio, perché per quanto potremmo cambiare qualcuno di quelle categorie, la macchina la trova a cambiare per forza, non è che possiamo accontentare tutti, perché alcune macchine sono veramente troppo vecchie. Gli incentivi non li può dare di certo il Comune di Roma, la Regione, il Governo mettono le mani in tasca, nella borsa, e diano anche gli incentivi, perché io non ne sento parlare in questo momento, perché quelle persone dovranno sicuramente cambiare macchina, ma un aiuto glielo dobbiamo dare, sicuramente, di questo non ne sento parlare, per cui sono anche molto preoccupato.